Ciao, benvenuto a questo secondo e ultimo video di oggi. Invece qui ti parlo di una delle idee che sempre mi girano nella mente, nella testa, che trovo che sia uno dei dubbi più importanti. Ma per essere creativi, cos'è che devo fare? Devo fare un sacco di accordi, un sacco di sequenze, devo cambiare, devo variare, mettere tanti accordi, pochi accordi, ed è qui che entra la relazione classica tra emozione e tecnica. Pensa quando parli, pensa quando parli, pensa a un grande oratore. Un grande oratore cosa usa? Le parole corrette, usa l'intonazione giusta, il diaframma, usa la respirazione corretta e soprattutto usa le pause. Quindi non mette milioni di parole e dà enfasi su quello che dice. Fa pause e poi dà enfasi e usa un tono dominante, preciso e allo stesso tempo che prenda, che riesca a colpire. Questo è quello che fa un grande oratore, un grande comunicatore. Vedi, anche qui oratore e comunicatore. Oratore è uno che parla, parla, parla. Comunicatore è uno che comunica, ma dà un messaggio a qualcuno e il messaggio torna indietro, non è unidirezionale. Stessa cosa la composizione significa anche qui pause. Mettere la nota giusta con la emozione giusta, la respirazione giusta, l'emozione giusta. E quindi anche qui dipende che cosa vuoi fare. Ad esempio, vuoi fare un brano allegro? Oggi ti senti particolarmente allegro, vuoi utilizzare il modo mixolidio per dire accordi mixolidi, non devi esagerare, basta che dai un tocco, basta che dai quell'emozione di mixolidia. E sei a posto, non c'è bisogno di usare milioni di accordi, basta che usi 3-4 accordi precisi e dai quell'emozione. Vuoi cambiare un'emozione più triste, eolica? Usa, io ti consiglio sempre, usa l'ambiente sonoro, non è tanto la progressione. Infatti, io non sono per la progressione di per sé, ma per l'ambiente che crea la progressione. Ad esempio, se usi la scala modale, usi i modi. Già che il colore è soltanto con una sequenza di 2 o 3 accordi, mentre invece se vuoi creare un'emozione tipo con le scale maggiore, minore o le tre minori, invece devi invece utilizzare più accordi, perché c'è il grado principale e tutti gli altri. Invece usi il modo, se usi la musica modale, già con pochi accordi crea una sonorità. Ciao, sei!